Da consigliere comunale del Partito Democratico non posso che esprimere un parere favorevole alla giornata dello sport delle associazioni che si è svolta ieri pomeriggio, domenica 12. È stato veramente un giorno felice per lo sport. Da tempo non si vedeva tanta gente così entusiasta a Saronno. Devo dire che l'entusiasmo delle Olimpiadi e di tutti i risultati sportivi di quest'estate si è visto nei bambini, nei ragazzi. Tutti gli sport sono stati veramente ben frequentati, le associazioni sono state veramente subissate di tanto interesse da parte dei genitori e dei bambini. L'auspicio è che quest'anno sia l'anno dello sport, lo avevo già detto in interventi precedenti. Il perché è presto detto: un anno chiusi in casa, un anno di privazioni, un anno difficile per il corpo e per la mente di tanti ragazzi. Non deve essere adesso un altro anno perso, ma deve trasformarsi in un'occasione di rilancio, e quindi l'amministrazione comunale ha già dato segnali di apertura a tutti gli sport. Ci sarà di nuovo la consulta sportiva e quindi operativa dopo tanto tempo, quindi non possiamo che auspicarci un rilancio dello sport e di tutti gli sport, anche dal punto di vista degli impianti sportivi. Quindi col recovery plan c'è l'occasione di riammodernare e di rifare tutti quegli impianti che necessitano di manutenzione, che per trascuratezza o per mancanza di risorse sono stati in questi anni abbandonati. Quindi viva lo sport, e ai prossimi appuntamenti mi raccomando, numerosi, partecipate, mandate i vostri figli e mi rivolgo ai genitori a fare lo sport. Qualsiasi sport va bene purché sia sport. Lo sport è educazione ai valori della vita, è educazione alla salute ed è anche un modo per integrarsi con altri ragazzi e con non solo ragazzi ma anche anziani, anche adulti, perché lo sport fa bene a tutte le età.